Ben ritrovati in studio. A questo punto noi torniamo dalla nostra Ilaria Vanni, che è in compagnia dell'assessore Casi, per trattare un argomento decisamente importante per la città. Linea a te, Ilaria. Sì, Maria Stella, noi ci siamo spostati dal nostro ultimo collegamento di poche centinaia di metri, siamo ancora in zona Pescaiola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ex mercato ortofrutticolo, un luogo che da moltissimi anni attende una riqualificazione, una destinazione, tanti progetti che si sono susseguiti, da un polo digitale, adesso si parla di un orto creativo, ma per capire qual è la situazione attuale siamo in compagnia dell'assessore Alessandro Casi, che ci ha raggiunto e lo ringraziamo per far luce, ecco, sull'attuale situazione dell'appalto per la ristrutturazione di questo luogo. Allora, innanzitutto qui ci sono due gare, diciamo, di appalto che interessano l'immobile. Sono uno per quanto riguarda il servizio di affidamento, quindi proprio per quanto riguarda chi gestirà il servizio, e una gara che è quella per quanto riguarda i lavori. Allora, per quanto riguarda la gara dei lavori, quella è già stata chiusa, quindi abbiamo la ditta oramai da diverso tempo. E diciamo, è stata fatta una valutazione di quella che è la struttura nel 2019. Dopo, a seguito di vari interventi che sono stati fatti nelle strutture, è stata fatta un'altra valutazione statica di quello che è l'edificio, e diciamo che sono emersi che dobbiamo fare degli interventi, anche dei miglioramenti, diciamo, sulla struttura a livello statico. Quindi ora stiamo parlando con la ditta per cercare di integrare questi interventi che dovranno essere fatti sulla struttura. Ecco, assessore, come mai questi continui ritardi su questa struttura? Molte le segnalazioni che arrivano dai cittadini per trovare una conclusione. Ecco. Allora, praticamente l'appalto prevedeva la ridistribuzione di quelli che sono gli spazi interni e le facciate esterne, però un intervento importante doveva prevedere anche quelle che erano la struttura. Poi, una volta che sarà chiuso anche l'affidamento, parleremo anche con la società che gestisce, diciamo, la struttura, in maniera tale da ridistribuire anche quelli che saranno poi dopo gli spazi insieme a quello che sarà anche la funzionalità degli spazi. Ecco, se ci spostiamo anche per far vedere, Maria Stella, ai nostri telespettatori la situazione attuale, ecco, la destinazione pensata in questa ultima progettazione è quella di un polo anche musicale, vero? Esatto, questa qui è la funzionalità che verrà data all'edificio con la nuova realizzazione, e quindi è importantissimo quello che è ridare, diciamo, un decoro a questo immobile che oramai da troppi anni è fermo e purtroppo è un problema evidente della zona. Quindi da quando sono arrivato io sto cercando di operarmi il più possibile per dare una risposta, diciamo, alla zona. È importantissimo, questo sono consapevole, però dobbiamo creare anche un edificio, una struttura, un servizio che poi dopo sia funzionale negli anni. Ecco, quali sono anche le associazioni che si sono proposte e secondo lei quando è ipotizzabile l'inizio finalmente dei lavori? Allora, ancora la gara è aperta, quindi non posso chiaramente entrare nel merito, perché fino a quando non sarà chiuso, insomma, la gara non ho conoscenza, insomma, di quello che è il problema. Io penso che a breve, insomma, riusciamo a dare finalmente una risposta definitiva. Ecco, noi speriamo, ci auguriamo, ecco, per questa zona che possa tornare a essere fruito questo spazio, magari in maniera anche più attuale, ecco. Assolutamente, cioè sta diventando una zona che purtroppo ha subito tanto dal passato, che però ora nella situazione attuale sta anche crescendo anche a livello urbanistico, diciamo, si sta inserendo un po' nel contesto della città, e questo è fondamentale che questo nuovo immobile dia anche una risposta in certi termini. Quindi sono assolutamente d'accordo, dovremo come amministrazione e io chiaramente come assessore dare una risposta importante e veloce. Ci dà allora una data per l'inizio di questi lavori? Le date, diciamo, preferisco non darle, perché poi dopo, specialmente per quanto riguarda i lavori e l'amministrazione, è sempre difficile mantenere, però posso dire che, insomma, la risposta sarà a breve.
Maria Stella, noi ci possiamo anche spostare se vuoi vedere anche altri punti. Così, dell'ex mercato di quest'area, sì. Che allora, è veramente una struttura imponente e importante, quindi la riqualificazione prima di tutto, anche perché adesso non è proprio un bel vedere, anche come ha detto l'assessore Casi, di fatto è un'area che è parte integrante della città, quindi poterla avere riqualificata è sicuramente un aspetto importante, e ci auguriamo che a breve si possa chiudere questa gara, l'appalto, e quindi che possano partire questi lavori, perché sono veramente importanti. Ecco qua, stiamo vedendo le immagini, ce n'è proprio tanto bisogno. Quali sono stati, assessore, anche i problemi legati ai materiali che vengono, che dovevano essere in qualche modo bonificati in quest'area? Sì, quell'intervento è già stato effettuato, appunto quello che dicevo prima, l'intervento che sono stati fatti inizialmente era per bonificare l'area, e a seguito di questi interventi abbiamo fatto un'altra valutazione sull'immobile a livello strutturale, per capire anche quella che è appunto la struttura dei vari corpi degli edifici. E a seguito chiaramente sono emerse queste problematiche. Quindi qualcosa è come già stato vede, fatto. Però. Prima purtroppo era anche una zona in cui venivano a dormire le persone, ora è stata bonificata, diciamo, anche sotto quel punto di vista là. Rimane sicuramente una situazione di degrado da risolvere, però quel problema là almeno oggi, insomma, è stato risolto. Ecco, un passettino. Nella progettazione attuale potrà essere recuperata anche questa architettura già esistente, questi immobili. Esatto, praticamente rimarrà quella che è l'architettura originaria, con il progetto chiaramente che era stato fatto. Ci saranno degli interventi anche a livello estetico, diciamo, minimale, per ridare vigore, ridare vita a quello che è l'edificio, per renderlo più nuovo, però l'architettura rimarrà questa, in tutti e tre gli stabili. Allora, noi ci auguriamo di tornare presto, noi l'assessore si è preso un impegno, speriamo di tornare presto per l'inizio quindi di questi lavori, e ti restituiamo la linea, Maria Stella. Grazie Ilaria, grazie anche a Luca Cucchetti che è con te dall'altra parte della telecamera, grazie all'assessore Casi, sempre tanto disponibile nei nostri confronti. Termina qui la puntata odierna di Spunti e Spuntini, noi quindi torniamo nuovamente insieme domani mercoledì a partire dalle 10:30. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti, arrivederci.